Va bene, allora siamo qua, inutile che intanto ci conosciamo quasi tutti e io presento solamente gli ospiti, diciamo così, perché qualche volta, anche se vi siete già presentati, alla mia destra ho Tommaso Magnoni, vicepresidente della Fondazione Caetani, e alla mia sinistra invece ho Giorgio Libralato, che si occupa di ambiente, possiamo dire così, e poi ho Fabio Pietrosanti lì alla estrema destra, che invece ci parlerà di qualche idea, no? Per un possibile utilizzo dell'aeroporto. Il tema è noto, e forse non conosciuto, nel senso che la fama di questo aeroporto a Latina almeno arriva un po' a tutti, però forse nel merito non sappiamo, me compreso, non sappiamo troppo su questo tema. E poiché un po' siamo in casa 5 Stelle, quindi il nostro punto di forza è quello di rendere la comunità consapevole, quindi che sia conoscenza di ciò che accade intorno, perché altrimenti non è una comunità consapevole, quindi non può essere realmente attiva. Siamo qui per fare questo primo confronto, un momento di confronto, che è solamente il primo passaggio, perché chiaramente oggi non si potrà dire tutto, chiaramente c'è da dire tanto per arrivare ad avere una propria opinione in merito. E quindi questo, io eviterei qualsiasi impostazione precisa da parte del Movimento 5 Stelle prima di iniziare la discussione, magari intervengo successivamente, soprattutto perché forse il primo che è giusto far parlare è il rappresentante, appunto, vicepresidente della Fondazione Caetani, perché tutto un po' è legato, no, alla Fondazione, a partire appunto dalle origini di questo aeroporto. Quindi io farei parlare subito Tommaso Agnoni, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie. Ma non so se tu, quando dicevi tutto parte dalla Fondazione come origine, probabilmente ti riferivi al fatto che dove era l'aeroporto erano terreni dei Caetani, sì, che furono espropriati negli anni 30, e qui bisogna dare un primo elemento di chiarezza rispetto a delle voci che sono girate. Ha girato tanto questa voce che questi terreni siano stati donati dalla Fondazione, dai Caetani, per fare l'aeroporto, e che ci sarebbe una clausola che, finito l'aeroporto militare, dovevano tornare. Dalle carte che noi abbiamo non risulta questo, nel senso che i terreni sono stati espropriati. E questo, diciamo, il nostro presidente sta per pubblicare un libro sulla vita di Gelazio Caetani, che era il fratello di Roffredo Caetani, che era un ingegnere, un personaggio molto importante, e da queste carte esce fuori che è stato espropriato. È stato praticamente non indennizzato, perché l'indennizzo che era stato fissato a metà, a fine degli anni 30, in realtà poi fu versato a guerra in corso, con una svalutazione che era stata del 2-3 mila per mille, per cui alla fine i soldi pagati sono stati un'inezia. Però dal punto di vista formale è stato un esproprio che si è concluso, e quindi questa, diciamo, leggenda metropolitana di questa cosa a noi non ci risulta dalle carte. Mi sembra già un punto. Dalle carte che noi abbiamo in possesso. Invece, per quanto riguarda la posizione della Fondazione, nel passato, quando è uscito fuori questo discorso dell'aeroporto, si costituì anche un comitato qui a Latina per l'aeroporto. L'unica organizzazione di un certo peso che ha fatto una battaglia, adesso dico l'unica, ci sono state anche altre organizzazioni, credo, però diciamo quella che di maggior peso, che si è battuta contro l'aeroporto, è stata la Fondazione Caetani, anche perché in quella fase il presidente era Gabriele Panizzi, che era stato presidente della Regione Lazio, quindi una persona di una qualche rappresentatività, e quindi noi ci siamo sempre battuti contro la realizzazione dell'aeroporto per alcuni motivi che brevemente voglio dire, anche se sono comprensibili. La prima è la vicinanza con Ninfa e con il bene che noi abbiamo, che è un monumento naturale e che tuteliamo. Perché la nostra idea è che Ninfa non si difende solo proteggendo quei 20 ettari di Ninfa o i 100 ettari di Pantanello dell'area intorno a Ninfa.
non ha senso fare una riserva indiana in generale, lo ha ancora di meno parlando di ambiente. Quello che succede a Ninfa dipende anche da quello che succede sulle montagne sopra e da quello che succede intorno. Ma noi abbiamo un interesse ancora più vicino. I terreni del quadrilatero, che è formato dall'Appia, da via Pitaffio, da via delle Industrie e dalla strada nuova che va verso la rotonda e va verso l'ex zuccherificio, per capirci. Quel quadrilatero di terreno, salvo alcuni piccoli appezzamenti e le zone dove hanno fatto la zona di edilizia popolare di Latina Scalo, sono di proprietà della Fondazione Gaetani, delle due Fondazioni Gaetani, la Fondazione Goffredo Gaetani di Latino e la Fondazione Camillo Gaetani di Roma. E sono l'unico, bisogna dire praticamente l'unico tratto della piana pontina che è ancora rimasto come era al momento della bonifica. Quella zona non è stata bonificata dal governo, è stata bonificata da dai Gaetani, cioè tutto il terreno che è a monte dell'Appia, i Gaetani l'hanno bonificato loro per non farselo espropriare. Infatti, se voi li vedete, i casali che sono lì lungo lì sono anche molto diversi dai casali di bonifica classici, perché è stato bonificato e gestito con fattori, con mezzali, cioè non il potere di ognuno, erano dei terreni molto grandi dove poi c'erano c'è quello grande che sta lì proprio sulla rotonda, quello lungo molto grande, insomma. Quindi quei terreni che sono direttamente a confine, perché la strada che dalla rotonda va verso lo zuccherificio, andando verso montagna, a destra sono i terreni nostri, a sinistra comincia l'aeroporto, quindi come dire, tutta la fase di atterraggio o di decollo, secondo dove viene fatto, avverrebbe su quei terreni. Che sono terreni, quando io dico che noi li teniamo in quel modo, ce li teniamo sul serio, nel senso che noi facciamo delle coltivazioni estensive grandi cose di questa natura. La Fondazione ha rinunciato a proposte per mettere del fotovoltaico, per mettere il kiwi, per mettere delle colture molto più redditizie, sono sempre state rifiutate, abbiamo un incasso minore, però riteniamo che faccia parte del nostro compito di salvaguardia anche quello. Quindi abbiamo un secondo motivo lì più vicino. Ma a parte questi motivi, come dire, che uno potrebbe chiamare di interesse immediato, personale, anche se noi ci piace chiamare i nostri beni dei beni comuni ormai, perché riteniamo che ancorché vengono gestiti da una fondazione, quando i Gaetani hanno deciso, non avendo eredi, invece di farci altro, di destinarli a una fondazione, gli hanno dato già il segno di essere dei beni comuni per la fruizione di tutti, che noi amministratori amministriamo volontariamente, perché ci tengo a dirlo perché lo sappiano tutti, la Fondazione Gaetani, non tutti i membri della Fondazione Gaetani, i consiglieri, sono tutti, operano tutti a titolo gratuito completamente, non sono previste indennità, presidenti, consiglieri, per nessuno, proprio per statuto, e quindi nel consiglio della Fondazione ci sono i rappresentanti del WWF, di Italia Nostra, della LIBU, del FAI, sono di tutte le più grandi associazioni nazionali e ambientali. Ripeto, oltre a un interesse diretto c'è anche una posizione che noi abbiamo in generale su cosa significa questa cosa. Noi non riteniamo che quello che un aeroporto di per sé porta allo sviluppo turistico, e tantomeno che lo porti un aeroporto low cost, perché penso che voi lo sappiate, la proposta dell'aeroporto era in sostituzione di Ciampino, che deve chiudere. Ci fu questa battaglia latina, poi come qualcuno diceva fu persa perché doveva essere Viterbo, era platealmente già allora, ma poi l'aveva chiesto pure Frosinone, insomma c'era tutta questa storia incomprensibile, perché se un'area che lo aveva se lo voleva togliere non si capisce perché altri avrebbero dovuto avere interesse. Se fosse stata una cosa che portava tutta questa ricchezza, penso che chi ce l'aveva non avrebbe fatto le battaglie per toglierselo. Ma in generale quello è un tipo di turismo, quello del volo low cost, povero tra virgolette, povero nel senso del viaggio. Chiunque di voi va a Ciampino sa che non c'è alcun indotto salvo tre macchinette o un chioschetto o un baretto, non è un aeroporto che porta turismo. Qualcuno fece tempo fa addirittura una verifica e sembra che c'è più indotto occupazionale con l'aeroporto militare che c'è adesso di quanto ce ne sarebbe stato con un aeroporto low cost, proprio in termini numerici di persone che ci lavorano.
questa cosa non ha senso veniva fatto a Latina per quale motivo? Per risparmiare, chi lo proponeva, per risparmiare avendo a fianco una linea ferroviaria. Credo che tutti noi abbiamo preso il treno che va a Roma da Latina, pensare di piazzare un aeroporto scaricando decine di migliaia di viaggiatori su quella stazione, su quella linea ferroviaria che sta nelle condizioni che sta, nelle condizioni di saturazione che sta, mi pare abbastanza insomma, chiaro. Quindi non ci pareva neanche dal punto di vista, diciamo, contro il fatto della salvaguardia del territorio, neanche dal punto di vista proprio economico, occupazionale di questa cosa. Qualcuno sosteneva che tramite quell'aeroporto sarebbe arrivato più turismo in provincia di Latina, ma sostanzialmente quell'aeroporto nasceva per portarci Ryanair e EasyJet, non è che nasceva come l'aeroporto di Rimini o altri aeroporti di questa natura, nasceva per delocalizzare tutti questi aeroporti low cost, che chiaramente sono aeroporti per chi deve andare a Roma, non per chi deve venire in vacanza. Chi deve venire in vacanza, oltretutto arrivato lì, se era per andare in vacanza a Circeo, a San Paolo, non si capisce con cosa ci sarebbe dovuto andare, non a caso veniva fatto lì perché c'era la ferrovia che andava a Roma. Per uno che deve andare a San Paolo o a Circeo, o arriva a Ciampino, o arriva a Latina, o arriva a Fiumicino, più o meno il problema di arrivare fino a Circeo è abbastanza simile, non è che si cambia totalmente. Per concludere sulla situazione, dalle notizie che noi abbiamo, questa idea mi pare che sia abbondantemente tramontata, nel senso che è saltato persino Viterbo, che non aveva neanche la comodità della ferrovia vicino, si sarebbe dovuto fare un raddoppio della Cassia e una nuova linea ferroviaria, costava più gli annessi che quello, e dalle notizie che io ho anche professionalmente è stata già fatta la valutazione di impatto ambientale per la quarta pista di Fiumicino, quindi la logica è il piano di investimenti che io ho saputo, ho letto, non è che ho le carte, il piano di investimenti che ha fatto Aeroporti di Roma per adeguare le tariffe comprende l'investimento per la quarta pista e lo spostamento dei low cost da Ciampino a Fiumicino, dove ci starebbero i servizi generali, come tutti i grandissimi aeroporti arrivano sia i low cost che gli altri, arrivano tutti nello stesso aeroporto. Visto che siamo qua, volevo ricordare invece altre due questioni, quindi non so adesso se voi state affrontando questo tema adesso, perché magari io non sono aggiornato e sta ritornando di nuovo questa storia dell'aeroporto. Dalle notizie che io avevo, no, e mi auguravo che fosse finita questa storia, mentre invece ci sono altre cose abbastanza più immediate contro cui noi ci stiamo battendo, che voglio dirvi. Uno è questa autorizzazione che è stata data per l'ampliamento dell'uso dell'inceneritore di Sermone Scalo ex Bristol per i rifiuti medicinali, che è molto vicino a quello a Nino, oltre che alle case, e l'altro è il progetto, la variante al piano regolatore del consorzio industriale Roma Latina, che mentre adesso finiva su via Itaffio, diciamo, era lato verso Terracina, per capirci, dell'Appia, dove sono le fonti. Adesso in un piano di ampliamento oltrepassa via Vitaffio e va a investire la parte vicino tra via Vitaffio e l'Appia, dove dicevo che abbiamo le nostre proprietà. Non perché sono le nostre proprietà, peraltro quello sarebbe pure un elemento, come dire, di vendita del terreno, ma noi riteniamo che non abbia senso, stanno le fabbriche chiudendo, pure l'altro giorno la clientela si stavano occupando lì, un consorzio industriale che continua a prevedere di investire a invadere altri terreni agricoli mi pare proprio incomprensibile. Quindi ci sono questi due aspetti. Noi abbiamo fatto delle osservazioni, oggi stesso il nostro presidente ha fatto una dichiarazione pubblica che penso uscirà domani sui giornali, che ha mandato al presidente della regione su questa vicenda dell'inceneritore. Sull'ampliamento dell'area industriale abbiamo fatto le osservazioni al comune di Latina, che però se ne è fregato, alla regione, e ci stiamo muovendo. Tutto qui, perfetto. Grazie, io farei intervenire un attimo Alessandrana, perché è stata chiamata direttamente in causa per la domanda, no? Se sta ritornando adesso. Adesso è stato che con Giuseppe Varciano, il nostro portavoce con i fino al Senato, è stata portata un'interrogazione per
Per una notizia che ci è giunta spulciando su internet, che gli aerei acquistati dalla difesa per l'aeroporto Comani, una trentina di velivoli per la scuola dei piloti, non sono stati acquistati nel 2005, non sono funzionanti perché hanno avuto dei problemi alla riga del motore e sono rimasti fermi, quindi il sottopotenziamento dell'aeroporto eccetera eccetera. Da questo ne è scaturito una visita per andare a vedere di persona e constatare se le notizie su internet erano giuste o sbagliate, visto che la difesa comunque difficilmente lascia trapelare notizie di questo genere, e invece era vero. E quindi da questo ne è derivata una relazione, come solito nostro muoverci, e dopo la pubblicazione dei comunicati stampa di questa nostra relazione, proprio lo stesso giorno, sulla pagina di uno dei quotidiani delle testate locali, nel fondo della pagina c'era la notizia della nostra relazione. Sopra c'era l'articolo che riguardava dichiarazioni di un politico locale, non faccio neanche nome perché non neanche conviene, che diceva, parlava dell'aeroporto commerciale di Latina di nuovo. E questa è sicuramente la, cioè si sapeva comunque che ci sarebbe stata questa visita da parte della, del Movimento 5 Stelle, si era già, insomma, era girata la voce. E poi ho letto un'altra notizia, che in provincia sono stati già stanziati in bilancio 5 milioni di euro, cioè vuol dire in bilancio 5 milioni di euro non vuol dire che esistano, però sono stati previsti, quindi cioè, un po' è una cosa, la dico, però chissà se la faccio. Però questa voce ha cominciato a circolare dalla nostra visita, che comunque non è stata... non volevamo arrivare ad un punto, noi ci siamo voluti accertare della situazione domandando nello stesso momento, quindi quante persone lavoravano nell'indotto sul territorio, delle varie possibilità detto dalla, dagli stessi dai militari. Quindi in quel momento non è stata presa alcuna posizione dal Movimento 5 Stelle. Solo che quando è successo che abbiamo visto che questa voce non si è arrestata, e poi pensando così alle future elezioni comunali, abbiamo pensato di fissare questo incontro proprio per mettere un po' i puntini sulle i, cioè tirare fuori tutto, mettere sul tavolo tutte le carte e ragionarci sopra. Questo è stato lo scopo principale. Bene, no, mi sembra già dall'intervento comunque del vicepresidente della fondazione che un punto fondamentale, quello che ha detto subito, già mi ha chiarito molte cose, perché le voci che circolavano, adesso ditemi di sì, perché sì, giravano più voci su questa cosa, invece ci ha detto che i terreni sono stati espropriati. La stessa difesa, quindi voi, cioè la Fondazione Catania non ha più alcun modo per... Non ha mai avuto, nel senso che... Allora, questa cosa che io mi ricordo, il primo che la disse pubblicamente fu l'ex sindaco Zaccheo. Alla luce di questo furono fatte delle ricerche e non si trovò niente. Adesso, per scrivere questa biografia su Gelasio Gaetani, e poiché tutti i documenti dei Gaetani, lo dico, stanno tutti a Roma, perché quando ci fu la seconda guerra mondiale fu tolto tutto quello che stava qui, e anche a Roma, e fu portato tutto in Vaticano per salvaguardarlo. Quando è stato restituito al Vaticano negli anni 50 è stato messo tutto a via Bottegoscure, dove è il Palazzo Gaetani nell'archivio lì. Quindi qui abbiamo poche cose, solo riferite al giardino, ma tutti gli aspetti, diciamo, finanziari della... Quindi una ricerca che ha fatto lui per la biografia di questo Gelasio Gaetani ha trovato le carte dell'esproprio. Addirittura ha trovato delle lettere che, quando loro lo dovevano prendere materialmente, era tipo, adesso non mi ricordo se marzo o aprile, e i Gaetani scrissero: ma almeno, cioè, il grano piantato fatelo mietere, fare il raccolto, poi lo prendete. Invece fu preso così, e c'erano queste lamentele sull'indennizzo, dicendo: è vero che l'indennizzo è stato fissato, ma in questi 3-4 anni con la guerra c'è stata una valutazione del 1000%, adesso ci sta dando una cifra irrisoria. Quindi ha trovato proprio le carte dell'esproprio e anche del pagamento di quel dell'esproprio. Questo già dare il massimo risalto a questa cosa in sede di diffusione, in modo che
il più possibile. Diciamo questa leggenda metropolitana. Deve un attimo, sì, perché sono quasi più le voci invece che non sono allineate. Sì, no, anche a me avevano detto questa cosa. Cioè tutti io a me hanno detto, avevo letto di un vincolo di donazione sanitario che prevedeva che qualora l'aeroporto non avesse più destinazione militare. Esatto, è stato raccontato questo, e ci sono casi di questo, perché per esempio noi abbiamo il caso di un edificio che sta a Sermoneta, che è stato donato dai Gaetani per fare un asilo, e c'era scritto nella donazione che qualora si chiudeva l'asilo ritornava. Siccome l'asilo non c'è, due anni fa abbiamo fatto un accordo con il comune di Sermoneta che ci vuole fare un museo, se lo viene ci fa un museo, cioè che ci mettiamo a rivendicare queste cose del passato. Però quando c'è, ci sono le carte che lì noi abbiamo, lì a Roma ci stanno le carte da Bonifacio VIII, cioè lì le carte ci stanno tutte. Perfetto. Questa è, ma rimaniamo dopo. Sì, sì, sì. L'altra cosa è che quindi non c'è un vincolo legale, quindi bisogna fare la battaglia sulle idee di conseguenza. E mi sembra che già le idee che ci hai esposto sono piuttosto pesanti. Io, per me sinceramente non vale neanche tanto il discorso dell'interesse personale della fondazione o non interesse, perché quando, come ha detto, l'interesse è comunque comune, cioè della comunità, questa differenza, no? Quando c'è la coincidenza dell'interesse privato con quello un collettivo, diciamo pubblico, questo privato un po' particolare, infatti, non è un privato, viene a cadere anche un po'. Io a questo punto però farei parlare Giorgio Libralato e vediamo un po' cosa deve dirci lui, quali sono le sue idee. Io penso che l'idea dell'aeroporto è come quella del corridoio che è dentro. Ogni tanto, siccome abbiamo una classe politica dirigente che è completamente fallita, ritira fuori queste grandi idee per cercare di rivitalizzare. Questo da una parte, e dall'altra, se vi ricordate quello che ci dicevano nel 2001, 2002, 2003, 2004 per il corridoio tirrenico, insomma è significativo che non era solo una presa in giro, no? E qualcuno dice che si fanno la TAV, si fanno il TAV, si fanno il MOS giusto per avere dei finanziamenti e per prenderci le tangenti. Io non dico che sia questa l'idea da cui parte l'aeroporto, però sicuramente come non ha alcun senso il corridoio tirrenico per la nostra economia, per la nostra realtà, così non ce l'ha l'aeroporto. Non possiamo pensare alle migliaia di posti di lavoro che perdiamo ogni anno, alle fabbriche che chiudono senza darci una risposta del perché chiudono. Le nostre fabbriche sono tutte ante 1970, quindi sono tutte fabbriche che hanno un ciclo vitale industriale che è completamente finito, o si stravolgono o si riparte in un altro modo, oppure quel tipo di fabbrica è completamente è inutile, anche perché non porta più quell'indotto per il quale è nato, così come non lo porterebbe ovviamente il corridoio tirrenico, così come non lo porterebbe l'aeroporto. Ma non solo, noi abbiamo snaturato la nostra realtà, non solo la realtà ambientale, agricola, abbiamo snaturato la nostra realtà sociale. La provincia di Latina è perennemente alla ricerca del conquistatore di turno, di quello che investe non si sa quanti milioni di euro, perennemente alla ricerca di qualche cosa che non ci viene certo da queste idee, no? Lo abbiamo visto con l'aggressione del fotovoltaico in agricoltura, lo stiamo vedendo con le centrali a biomasse e a biogas nelle nostre zone. Solo nell'area di Latina Scalo ce ne sono previste 8 di centrali a biogas, una proprio vicino lì alla regione. Certo. Che tra l'altro, insomma, come sapete, hanno appena pubblicato la valutazione di impatto ambientale, anche questa, come sapete, è partecipata dalla solita pseudo-associazione ambientalista, e come sapete è stata progettata da un ingegnere che è lo stesso progettista dell'altra centrale modello, che diceva mai il forso, questa va con il forso, cioè con i rifiuti.
insomma, stiamo sempre parlando delle solite cose, cioè l'aggressione continua al territorio, ma che è un'aggressione alla nostra società, che è un'aggressione anche culturale. Detto questo, quando circa una decina di anni fa si parlava appunto dell'aeroporto, io ho chiesto a molti esperti, qualche uno ci ha fatto anche la tesi di laurea, ingegneri, e hanno detto che insomma assolutamente Latina non rientrava, me l'hanno detto loro, io non sono un esperto in materia, per cui penso che sia una cosa sulla quale riflettere, come dobbiamo riflettere sul fatto che le nostre strade, tutte quante, hanno dei punti che stanno crollando, punti e ponti, opere d'arte dall'Appia alla Pontina e a tante altre troppo strette, quindi pensare una realtà con il corridoio tirrenico che dovrebbe farci guadagnare normalmente un quarto d'ora per arrivare a Roma e poi non riusciamo a smaltire il nostro traffico perché non si può andare oltre i 50 km orari nella nostra strada, ci sono punti e incidenti dappertutto, abbiamo visto con la chiusura della Pontina che cosa è successo, abbiamo una realtà dirigenziale che non è in grado di gestire assolutamente niente, non è in grado di gestire una pioggia, non è in grado di gestire una mini alluvione, una bomba d'acqua, non è in grado di gestire il consorzio di bonifica e per cui non ha nessun senso mettere un altro carico di qualsivoglia cosa dalle nostre parti. Lo stiamo vedendo con quello che hanno tentato e tentano di fare nel Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia, appunto, e al Circeo. Ciao. Mobilità di qua. Mobilità di qua? Sì. Ciao. Detto questo, ovviamente per dare la parola a chi è magari più tecnico e chi ci può dire perché sì o perché no fare questo aeroporto, ovviamente dovremmo pensare una volta tanto quello di cui ha bisogno il nostro territorio e non il contrario, cioè farci dare delle risposte alle esigenze del nostro territorio e non il contrario, non farci imporre un'idea che magari insomma basta leggere i rapporti sui vari aeroporti in Italia, insomma senza citare Scajola o Razzi o altre amenità, di quanti aeroporti siano falliti miseramente, quanti soldi sprecati che potevano e dovevano essere investiti in altro modo. Noi abbiamo buttato 450.000 euro per una finta via Francigena che non serve a nessuno, che ci cresce l'erba dentro, dove sappiamo che quella non è la vera via Francigena, quando con 450.000 euro insomma avremmo potuto fare opere sicuramente più importanti, per esempio magari la rotatoria proprio sull'Appia e sulla via Epitassia, adesso per dirne una. Grazie. Anche a Giorgio Libralato. Abbiamo visto, allora possiamo riassumere un no, un altro no, diciamo no, almeno forse c'è un sì. Prima di un sì io volevo semplicemente magari collegarmi al lavoro che abbiamo fatto noi, no? Così stemperiamo un attimo, modelliamo un attimo, magari non diamo una... Noi come tavolo turismo ce ne siamo occupati non dell'aeroporto ma in generale della visione dell'ambiente, anche il suo intervento era molto anche in generale, no? Sulle condizioni ambientali. Devo dire che la posizione è molto vicina a quello che ha esposto Giorgio, nel senso che il motivo essenziale che potrebbe dettare un cambiamento è più il come del cosa, abbiamo detto. Quindi la cosa fondamentale è non lasciarsi imporre, lui ha parlato di aggressione culturale, è proprio l'aggressione, l'idea che qualcuno da fuori debba dirci, cioè debba dire alla comunità, in questo caso continuo le pine, debba dire cosa serve al nostro territorio. Effettivamente se non serve questa cosa e la comunità stessa non lo chiede, non vedo perché un interesse altro, esterno, molto spesso capita nel turismo, ci debba imporre a noi qualcosa di cui non sappiamo cosa farci. E
chiaro che il discorso turistico è molto complesso, per esempio, non si può pensare che arriva un aeroporto e arriva il turismo, non arriva nulla, perché qui non c'è valorizzazione del nostro, il nostro straordinario territorio, e abbiamo riflettuto su questo, che è un paesaggio sostanzialmente delle acque, della bonifica, almeno come l'abbiamo individuato noi, è abbastanza condivisa questa cosa tra chi conosce il nostro territorio, che è quella la nostra forza, ma non è assolutamente sfruttato. Quindi non possiamo limitarci alle oasi di Ninfa, di Mantanello, ai laghi Ramsar protetti, ma tutto il territorio andrebbe messo a sistema per avere poi forse una domanda turistica di quell'impatto. Un altro punto forte di discussione era la vicinanza con Roma, ma anche ciò che ci rende forti non è avere lo stesso caos di Roma qua. Cioè, se noi mettiamo un aeroporto qua, roviniamo ogni punto di interesse che possiamo avere anche alternativo a Roma, ne abbiamo parlato più volte. Noi non possiamo essere un'altra Roma qui. Se una persona deve venire qua per il turismo, deve trovare qualcosa che a Roma non c'è, ed è il paesaggio. Ed è un paesaggio differente da quello di Roma, un paesaggio non urbanizzato in quel modo. Se noi mettiamo un aereo, tutto quello che può portare un aeroporto qui sul nostro territorio, addirittura vicino a Ninfa, che insomma ci ha detto anche, no, quella zona del quadrilatero che è particolare, cioè noi andiamo a devastare tutto, tutta quella caratteristica che proprio è il nostro punto di forza del territorio. Cioè, questa è una cosa anche importante. Io credo che la comunità locale, una volta resa consapevole di questi aspetti, ma lo è già in parte, perché chi vive lì credo che non lo voglia, no? Una perdita del carattere nostro, del nostro territorio, ulteriore dopo quello che già c'è stato urbanisticamente a partire dagli anni 60, 70, 80, eccetera. Io penso che questo, no, sia un argomento. Io penso che non convenga neanche dire facciamo l'aeroporto o non lo facciamo. Presentiamo queste cose. Io penso che poi la gente scelga da solo per il meglio, almeno la fiducia nostra dovrebbe essere, no, questa, cioè che le persone, una volta rese, no, consce, consapevoli di quello che gli aspetta, di quello che è il territorio, possano decidere. Il problema è che, invece lo sappiamo, non si conosce il territorio. Alla domanda ci sono dei canali, molto spesso la gente risponde dove stanno i canali, cioè non c'è la percezione assolutamente del territorio, e quindi possono nascere anche risposte preoccupanti da parte della comunità. Noi dobbiamo battere in questo primo momento, io penso che sia soprattutto questo, cioè iniziare a renderci conto di un altro problema che c'è sul nostro territorio. Si parla di più di 200 ettari, se non sbaglio, dell'area dell'aeroporto. Penso di sì. Io ho letto appunto una cifra superiore ai 200 ettari, quindi si parla di un territorio molto grosso, calcolato le dimensioni dei poteri, no, che abbiamo qui. E quindi ecco, la posizione penso del 5 Stelle è questa. Poi è chiaro che ci sono posizioni un po' più radicali, un po' più possibiliste. Se stiamo facendo questo dibattito, però, perché vogliamo sentire anche, no, una voce magari di chi crede che un aeroporto possa essere, avere una ragione di esistere. Secondo me non ha minore dignità appunto un'ipotesi differente da quella presentata finora. Quindi lascio la parola a questo punto a Fabio Pietrosanti, che ci illustra un po' le sue idee.